La telenovela del limo si arricchisce di una nuova puntata, trasmentita e conferma al momento i contribuenti non sanno ancora se dovranno pagare la seconda rata con scadenza fissata il 16 dicembre. A riaccendere la questione le parole pronunciate ieri dal ministro dell'economia Saccomanni, il quale ha dichiarato che il governo sta cercando di reperire le risorse per evitare il pagamento della seconda rata, ma si tratta di un lavoro difficile e al momento non è stata raggiunta la copertura. Nella discussione è intervenuto tra gli altri anche il vice premier Angelino Alfano, che ha rassicurato i contribuenti sostenendo che l'IMU non si pagherà, un impegno assunto con il Parlamento e con gli italiani. Intanto la confusione regna sovrana ed è necessario fare chiarezza sulla questione, perché se il governo non riuscisse a reperire le risorse necessarie entro la fine di novembre, gli italiani saranno costretti a versare la seconda rata in una situazione che ha del paradossale. Perché se i comuni deliberassero l'innalzamento delle aliquote entro i termini stabiliti del 30 novembre, in alcuni casi i contribuenti per pagare la seconda rata dovrebbero sborsare una quota superiore a quella che nel 2012 era stata pagata per l'intera imposta.